Buongiorno ragazze, oggi sono qui dopo un po' di tempo perché nella mia vita ci sono stati un po' di cambiamenti, quindi non ho avuto tempo, voglia, coraggio di mettermi davanti alla fotocamera e fare un video. Però a volte i video servono anche a questo, a tirarci un attimo sul morale, a dirci: ehi, tutto ok, la vita continua nonostante tutto. Oggi sono qui con una nuova fotocamera che non è una fotocamera, ma è un telefono come faccio i video di solito. Nuovo telefono, quindi mi auguro che la qualità del video sia migliore, ma anche se non è una qualità eccellente, oggi non voglio e non devo mostrarvi i colori, ma devo mostrarvi un prodotto di cui devo parlarvi e non ha colore questo prodotto, quindi anche se non mi vedete eccellentemente, il prodotto, la qualità del prodotto si evince dalle mie parole. Il prodotto in questione è un prodotto per il viso, ma può essere anche per il corpo, ma ne parlerò in altri video. È un prodotto a base di acido glicolico. Nel mio canale non vi ho mai parlato di acido glicolico perché io personalmente non ho mai usato l'acido glicolico. Però era un acido che mi ha sempre incuriosito perché ha delle qualità davvero interessanti. Parto col dire che l'acido glicolico è un acido naturale che deriva da alcuni frutti, praticamente sono delle molecole di alcuni frutti, non mi addentro in discorsi chimici che non mi competono. Comunque, è un acido naturale che deve essere usato con cautela. Solitamente i prodotti da banco che hanno quest'acido all'interno hanno una percentuale di quest'acido al 3%. Io però sto usando un prodotto che ha una percentuale di quest'acido al 12%. Solitamente i prodotti che hanno una percentuale, tra virgolette, così alta di quest'acido sono prodotti che vengono prescritti da medici, dermatologi. Però questo è un prodotto che comunque può essere venduto in profumeria, bio profumeria, non penso farmacie, però è un prodotto naturale che nella sua composizione ha degli altri ingredienti come l'olio di mandorle, il burro di karité, comunque altri ingredienti sempre di origine naturale, perché sto parlando di un prodotto biocertificato che va aiutare la pelle sia a essere esfoliata con l'acido glicolico, ma anche a non renderla troppo sensibile ai raggi solari, perché questo mix, diciamo, di ingredienti al suo interno riesce ad aiutare la pelle sì, ma a non renderla troppo nuda al contatto con il sole, comunque con i freddi invernali. È un prodotto che deve essere usato in questo periodo, quindi settembre, ottobre, novembre, dicembre, quindi nei periodi invernali, secondo la mia opinione. Il prodotto in questione di cui voglio parlarvi è un trattamento ed è la glicolica 12. Vi dicevo, la crema glicolica dell'Archemilla 12% è una crema che sto usando da circa una settimana, 10 giorni praticamente. È una crema particolare perché è una crema che le prime tre applicazioni va stesa sul viso come una normale crema e poi dopo 5 minuti va risciacquata. Ho capito perché? Perché appena la mettete sul viso, specialmente la prima applicazione, vi dà una sensazione di pizzicorio al viso, in particolare dove c'è da lavorare, quindi dove ci sono macchie, dove ci sono rughette, dove ci sono punti neri. Dopo va risciacquata e non va applicato nessun altro prodotto. Io l'ho usato per sicurezza la sera e già dalla prima applicazione ho capito che mi faceva una pelle davvero liscissima. Non ho mai avuto la pelle così liscia dopo aver applicato una crema. È una sensazione veramente strana. Man mano, dopo queste prime tre applicazioni che vanno risciacquate, l'ho usata appunto come una normale crema, quindi non l'ho più risciacquata. E la pelle del viso è davvero cambiata. Non ho mai visto un cambiamento così importante sulla pelle del mio viso. Le macchioline si sono di tanto attenuate, i brufoletti nei primi giorni sono comparsi, poi si sono fermati. La grana della pelle, specialmente in questa zona qui, che per me è molto problematica perché ho delle piccole macchioline di vecchi brufoli, si è molto più assottigliata ed è molto molto più liscia e compatta, e ho visto anche un aumento della luminosità della pelle, anche senza trucco.
La pelle risulta molto luminosa. È una crema che mi è piaciuta davvero tantissimo. Credo che userò questa crema come un vero e proprio trattamento da fare ogni 2-3 mesi. Quindi la prendo ogni mese, la applico sul viso appunto ogni mese, poi tornerò alle mie creme abituali per dare quello shock, tra virgolette, alla mia pelle che le serve per il ricambio cellulare. A cosa serve quindi l'acido glicolico? L'acido glicolico serve a staccare i legami tra le cellule, quindi a creare un'esfoliazione naturale della pelle del viso e aiuta tantissimo per la diminuzione di iperpigmentazione sulla pelle, quindi delle macchioline scure che abbiamo dovute al sole, dovute a tanti tanti fattori, aiuta tanto le rughe. Quindi appiana molto la pelle del viso, aiuta specialmente anche alle ragazze giovani che hanno avuto acne e quindi hanno macchioline di acne oppure acne comunque anche insorgente, quella un po' più grave, perché va a seborregolarizzare la pelle togliendo appunto il primo strato di pelle. Se voi avete usato l'acido glicolico in varie percentuali, puro al 12%, al 3%, fatemi sapere come vi siete trovati perché è un argomento che mi interessa tanto ed è molto caldo sul web, quindi voglio sapere un po' come vi siete trovate. Io spero che valutiate l'acquisto di questa crema dell'Alchimila perché per me è una crema davvero risolutiva di tante problematiche che ho e di tante problematiche che hanno anche tanti miei clienti con cui si trovano benissimo. È un trattamento, vi ripeto, quindi va usata sì tutti i giorni, ma io vi consiglio di usarla per un mese, poi di abbandonarla un po' e riutilizzarla, giusto per non avere una pelle troppo troppo esposta ai raggi solari. Per le persone che hanno una pelle sensibile come la mia, consiglio di usare questa crema, se proprio la vogliono usare in estate, con una protezione viso che vada dalla 20 alla 50. E con questo video vi saluto e ci vediamo al prossimo video.